Barbie sta per avere un bambino. Chissà se è maschio o femmina. Scoprilo nel nostro nuovo video. E vedrai un sacco di progetti per creare accessori per i bimbi. Guarda e crea con Lalilu. Oggi è un giorno importante per Barbie. Deve dare la notizia a Jeffrey. Tesoro, stai bene? Sembri molto concentrata su qualcosa. Ho una sorpresa per te. Saremo in tre. Cambiamo forma alla pancia di Barbie. Prendi l'argilla leggera beige. Modellala a forma di palla. Stendila. Ora serve un pezzo di spugna strutturata, gomma piuma o polistirolo. Tagliane un pezzo rotondo. Mettilo sulla pancia della Barbie e coprilo con l'argilla. Premi uniformemente. Rimuovi l'eccesso con uno strumento per modellare. Liscia le crepe e le pieghe con un pennello umido. Fai un foro per l'ombelico e inserisci una pallina. Quando l'argilla leggera è asciutta, toglila ed estrai la base. Ora la pancia è leggera, comoda e facile da togliere. Beh, sembra che Barbie dovrà cambiare il guardaroba. D'altra parte ha un sacco di bei tessuti. Cuciamo un vestito per la nostra bambola incinta. Barbie preferisce il tessuto plissettato. Bella scelta! Misura la bambola e scegli la lunghezza. Ritaglia un cerchio della misura necessaria. Raccoglilo in cima con un punto. Provalo! Se si adatta bene, cuci il lato e raddrizzalo. Aggiungi un nastro elastico d'argento come top. Misura la circonferenza e incolla la striscia al vestito. Ecco un abito meraviglioso. Barbie sta bene e si sente molto a suo agio. Jeffrey ha un mazzo di fiori. Sono gli ultimi preparativi. Ha già fatto un'intera scenografia per incontrare la sua innamorata. Palloncini, fiori, colonne, strass. Davvero bello! Riempi un palloncino con coriandoli. Infilalo su una fiala di glitter e versa dei piccoli brillantini. Aggiungi grandi glitter. Gonfia il palloncino e legalo. Avvolgi un filo metallico attorno alla punta in modo che il palloncino si libri come se ci fosse l'elio. Ma è un maschio o una femmina? Boom! Evviva! Ci sono brillantini rosa! Avremo una bimba! Ed ecco la piccola Susie. Mamma e papà sono al settimo cielo. Creiamo un cappellino per il bagnetto della bimba. Disegna un tondo su gomma piuma gialla. Premi un tappo di colla all'interno. Ritaglia i dettagli. Ora taglia una piccola striscia di carta pesta. Incollala a caldo intorno al foro. Taglia l'eccesso. Stupendo, sta bene con il costume da bagno. Facciamo una vasca da bagno con un flacone di shampoo vuoto. Scegli l'altezza e abbozza una linea ondulata. Tagliala con cura lungo la linea con un cutter. Prendi un pezzetto di argilla bianca. Dividilo in quattro parti identiche e modella le gambe. Incollale agli angoli della vasca da bagno in modo che rimanga immobile. Possiamo dipingere la vasca di bianco in modo che si abbini alle gambe. Incolla una spessa cordicella intorno al bordo in modo che il bambino non si faccia male. Decora la vasca da bagno con simpatici adesivi per bambini. Fare il bagno diventa divertente con questo design. Basta con le lacrime! È l'ora del bagnetto! Oggi la bimba fa volentieri il bagnetto con le bolle. Barbie le mette il cappellino e lava i capelli senza problemi. La bimba è pulita e la mamma è felice della nuova vasca da bagno. Creiamo una sedia a dondolo per far addormentare la nostra piccola. Ci servirà un mezzo involucro Kinder e un pezzo di tessuto adesivo. Attacca il tessuto al mezzo uovo.
Taglia l'eccesso e ripiega i bordi all'interno. Fissa il nastro di pizzo intorno al bordo del lettino. Fai le gambe con un filo metallico in modo che abbiano la forma di una sedia a dondolo e lascia un foro per il lettino. Con questa sedia a dondolo il bambino si addormenterà più velocemente di quanto la mamma finisca una favola. Traccia una sagoma di cartone su un tessuto di cotone con motivo per bambini. Ritaglia due pezzi identici e cucili lungo il contorno. Raddrizza la copertina. Riempila di fibra sintetica attraverso il foro. Quando la coperta è morbida, cuci il foro. Aggiungi altri due pezzi ai lati. Misura 5 cm di corda. Tagliala e incollane un pezzo più piccolo al centro. Ora usa la colla a caldo per fissare le cinghie alla sedia a dondolo. Fatto! Facciamo un carosello di paillette scintillanti per far sì che il nostro bimbo non si annoi. Fai una base da un filo metallico. Attacca i lustrini ai fili d'argento e appendili ai ganci alla base. Puoi decorare con una rosa di plastica. La piccola Susie fisserebbe i cerchi luccicanti per ore. Sono così divertenti! Ed è ancora meglio quando si può dondolare allo stesso tempo. Facciamo un morbido sacco per il passeggino. Traccia una sagoma di cartone su tessuto di cotone con un motivo a cuore. Abbiamo bisogno di due pezzi affiancati. Tagliali lungo il contorno, ma non a metà. Cuci i bordi e lascia un piccolo foro. Riempi il sacco di fibra sintetica. Cucila a sacco. Decora con una nappa e aggiungi dei bottoni automatici. Alla piccola Susie piace passeggiare all'aperto. Mamma e papà amano prendersi cura della figlia. Devono fare a turno per portarla in braccio. L'importante è che la bimba non si congeli in questo caldo sacco. Può anche fare un pisolino all'aperto. I bambini non possono ancora mangiare con cura, ma non c'è bisogno di urlare. È molto meglio fargli un bel bavaglino. Taglia un pezzo di tessuto con angoli arrotondati con un simpatico motivo e un altro della stessa forma e dimensione. Incollali a caldo l'uno all'altro per renderli a doppia faccia. Attacca un nastro decorativo lungo il bordo. Aggiungi un cordoncino e il bavaglino è fatto! La mamma sta cucinando il pranzo in cucina. La piccola Susie ha già fame! Arriva il treno! Ciu-ciu! Ups! Per fortuna abbiamo il bavaglino! Non ti arrabbiare, piccola! Diventerai grande molto presto! E ti insegnerò a mangiare con forchetta e cucchiaio! Un seggiolino per auto per bambini è il prossimo! Piega un lungo pezzo di cartone in modo da poterlo poi modellare in un seggiolino. Spalma un lato con la colla e aggiungi un'imbottitura sintetica in modo che sia più morbido. Avvolgi il tessuto su due lati e il seggiolino è quasi finito. Aggiungi alcuni dettagli arrotondati fatti allo stesso modo e completa il seggiolino. Ora dobbiamo fare una cintura con i nastri. E aggiungere alcune decorazioni a piacere. Ora, quando si vuole andare da qualche parte, la bimba sarà circondata dalla bellezza e dalla sicurezza. È il momento di rilassarsi dopo una giornata intensa e di fare un viaggio in macchina in famiglia. Metti mi piace se pensi che giocare con le bambole sarà molto più divertente con i nostri fai da te. Non dimenticare di iscriverti e se clicchi sulla campanella, sarai la prima a conoscere i nuovi video su Lalilu.